C'è un'istituzione nell'Odigiano che da oltre 90 anni si prende cura dell'educazione dei giovani in modo molto particolare. È la Scuola Diocesana, l'eccellenza della Diocesi di Lodi nell'ambito formativo. La Scuola Diocesana è una scelta di 90 anni, quindi una scelta storica che in particolare nei 90 anni identifica l'istituzione del Collegio Vescovile come volontà dei Vescovi di creare appunto sul territorio, in particolare sulla città di Lodi, un'offerta di attenzione alle famiglie, soprattutto nel percorso di formazione dei figli in senso didattico, di educazione alla vita cristiana e di formazione di quell'eccellenza che poteva essere e noi crediamo può essere ancora oggi una nuova generazione di persone formate da restituire poi come risorsa per il proprio territorio e anche per la chiesa locale, laddove poi il loro percorso formativo li potrà orientare. Quindi questi 90 anni hanno visto la chiesa di Lodi accanto alle famiglie nel fare una scelta di una scuola libera, paritaria, questa scelta ovviamente è più recente, completando quella che era già l'attenzione del collegio di stare accanto ai ragazzi e alle famiglie per sostenerne la formazione, lo studio. La scuola diocesana è qualcosa di più. Tre scuole materne tra Paullo, Secugnago e Salerano, una scuola elementare a Lodi e due scuole medie a Lodi e Codogno. L'offerta formativa della scuola diocesana mette a disposizione di chi lo desidera un percorso educativo omogeneo che dalla primissima infanzia conduce di fatto i ragazzi alle soglie della maggiore età. In una società che cambia in maniera così rapida ed è sempre più complessa, la sfida per una scuola è quella di offrire un progetto in grado di aiutare le nuove generazioni a crescere in maniera integrale e omogenea. Questo è il progetto appunto della scuola diocesana, che parte dalle scuole dell'infanzia e arriva fino all'adolescenza inoltrata. L'obiettivo fondamentale è quello di una crescita integrale della persona, quindi attenzione sicuramente all'aspetto didattico e delle conoscenze come richiesto dalle ultime norme ministeriali, ma anche una grande attenzione attraverso il dialogo personale e con i genitori affinché i ragazzi crescano seguendo i valori fondamentali della persona. Una scuola che, proprio per restare al passo con i tempi, non si conclude nell'ambito della mattinata, ma offre anche progetti pomeridiani affinché i ragazzi possano approfondire la madrelingua inglese, la madrelingua spagnola, l'informatica, il metodo di studio, grazie anche ad un contributo e all'aiuto di un'equipe educativa e pedagogica che ci aiuta e aiuta i professori proprio a individuare quali sono le linee e le piste didattiche educative fondamentali affinché ciascun ragazzo possa esprimersi nel modo migliore.